Pochi Campo Bassani, ma da Termoli a Venafro, passando per Larino, Santa Croce di Magliano e Isernia, gli indignati si sono radunati in piazza Prefettura a Campobasso. Pensionati, piccoli imprenditori, giovani disoccupati, casalinghe hanno voluto sollecitare con la loro presenza la riduzione degli stipendi dei consiglieri regionali, l'abrogazione dell'articolo 7 del premio di reinserimento e soprattutto l'abbattimento delle addizionali fiscali e l'accise sui carburanti che aumenteranno da gennaio. Tra i partecipanti si è notata la presenza di Nunzia Lattanzio, consigliere regionale dell'Udeur, Adriana Izzi, Massimo Romano e Augusto Massa. Nel mirino sono stati messi il presidente della regione Paolo Frattura, la sua maggioranza e gli incolpevoli portaborse. Ironicamente è spuntato perfino il primo laureato alla facoltà di scienze per i portaborse all'Università del Molise. Scherzi a parte però, gli indignati, soprattutto quelli che hanno votato per il centro-sinistra, non mollano. Per partecipare a questa manifestazione bella, sentita dai cittadini, dai molisani che iniziano ad alzare la testa, che iniziano a seguire l'attività politica, che iniziano a controllare e ad essere spina nel fianco di una classe politica chiusa a riccio nei loro privilegi, una casta che molto spesso dà pure l'impressione di essere arrogante. Credo che sia vergognoso che un comparto importante come quello dell'edilizia, delle microimprese, del settore edilizio, si stia cercando di cancellarle. Cioè, noi da sempre abbiamo garantito numerosi posti di lavoro e credo che sia vergognoso che la politica regionale non adotti alcuna procedura. Sono immobili, da quando si sono insediati l'unica cosa a cui pensano è aumentare le loro tasche e basta, è l'unica cosa che fanno. Mi sento indignato perché oramai il Molise sta finendo e i nostri politici non fanno altro che aumentarsi i propri emolumenti. Ci sono persone che non possono permettersi nemmeno di far mangiare i figli a scuola. E noi pensiamo a tutti questi, a queste persone che hanno bisogno, e i nostri politici che fanno? Si aumentano lo stipendio. Rino Ziccardi, organizzatore di questa manifestazione, una piazza insomma piena ma non stracolma. Ma noi siamo soddisfatti comunque, il tempo certamente non ci ha aiutato, la stampa diciamo ha trattato bene questa organizzazione di oggi, ma noi siamo convinti che se insistiamo la gente veramente capirà. Noi non ci fermiamo qui sicuramente, aspettiamo i prossimi provvedimenti a partire da quello di martedì, quando probabilmente questa giunta, in barba diciamo, alle cose che stanno succedendo in questa regione, applicherà, diciamo, cercherà di mettere un quinto assessore aumentando ancora di più i costi della politica. Noi chiediamo fatti e non prebende esclusivamente per loro.